Cari amici, oggi 28 luglio 2016, 2768 a Burbe Condita, dopo il preludio dovuto al grandissimo intervento di romanescamente interpretato da niente meno che da Erpatata, adesso parliamo noi che siamo tutti e due Erciriola. E allora, come nostra abitudine, cominciamo col fare le nostre analisi sulla base ovviamente di quello che andiamo leggendo sui media. Le cazzate totali le trovate regolarmente in TV, per cui a questo punto noi ci basiamo sempre sui media cartacei. La prima cosa che va ovviamente sottolineata è questa rivista Il Carabiniere del giugno 2016, che tratta di un libro intitolato Genesi della criminalità. È un libro che ci sentiamo di consigliare a tutti i nostri amici, perché ogni tanto arrivano queste ventate, folate di verità che arrivano, ma sono ugualmente estremamente difficili da capire. Cerchiamo di spiegarlo noi. Si tratta di un libro. Questo libro tratta niente meno che genesi e struttura dell'Andrangheta. Siccome dell'Andrangheta non se ne parla mai, perché si parla sempre genericamente di mafia. A volte si parla di Camorra, ma anche per quanto riguarda la Camorra ci sono degli strani fraintendimenti. Laddove invece ciò che caratterizza il nostro paese è la presenza di grandi organizzazioni a carattere veramente globalista che, se dobbiamo dire la verità, i cosiddetti finanzieri ebrei gli fanno un beneamato cazzo, uno sbaffo da niente, perché questi contano molto di più. Quando noi riusciremo a capire che l'Italia vive e sopravvive per le attività lucrose, molto lucrose, come dicevo, di cinque organizzazioni italiane, ma, più sì, quelle estere. No, quelle italiane sono quelle che contano di più, è lì che ci sono i soldi. Allora diciamo Camorra, 'Ndrangheta, mafia, Sacra Corona Unita e Vaticano, quindi sono cinque. Se mancassero questi cinque, gli italiani morirebbero tutti di fame. Allora spieghiamo ad esempio che cos'è questa stranissima organizzazione di cui ben poco si parla. Da ormai molti anni le attività criminali illecite si muovono su larga scala. Le mafie sono diventate fenomeni globali. Quindi l'idea che la mafia sia un qualcosa di locale, di particolare, che agisce soltanto in Sicilia, così come l'Andrangheta che agisce soltanto in Calabria, come se i calabresi che vivono in Canada, che vivono in America, che vivono in Australia, eccetera, non contassero niente, no? Le mafie sono diventate fenomeni globali, infiltrandosi sempre più nei mercati finanziari di tutto il mondo. Allora, quando noi, parlando di mercati finanziari, identifichiamo il tutto con i giudei, in realtà non è vero. È chiaro? E questo spiega anche perché queste organizzazioni criminali, la mafia italiana e la mafia irlandese e la mafia ebraica, hanno portato avanti tutto il periodo del proibizionismo collaborando assieme. Esattamente. o combattendosi l'una con l'altra, sì. Quella famosa guerra tra Al Capone, detto anche Al Cappone, e Dillinger, era una guerra per spartirsi fette di territorio, ma fette molto limitate rispetto al fatto che tutto il territorio era in mano a questi loro signori qui. Bisogna ricordare una cosa, mi hai tirato dentro per le scarpe e per i piedi e per le unghie e per le dita, quello che vuoi. Per i calli soprattutto. Allora, ricordiamo a questo proposito che nel 1932, in piena crisi
devastante, quella del 29, provocata dalla crisi del 29, voluta dallo signori, voluta in due fasi, quella prima di febbraio e poi quella successiva, no, di novembre e poi quella di febbraio, cioè, quindi in quel momento lì, con tutti quei rovesciamenti governativi che ci furono in quei due o tre anni, una delle cose che pochissimi sanno è che la banca, la Federal Reserve, che era subentrata alla Banca d'America nel 1913, fece una cosa incredibile che non leggete su nessun libro di storia, neanche probabilmente su quelli più importanti di ricerca veramente di nicchia, no? Fece una emissione di titoli interbancari della Federal Reserve per conto degli Stati Uniti d'America di cifre inenarrabili, cioè qualcosa come milioni di miliardi di dollari, ma non qualche milione, centinaia di milioni o migliaia di miliardi di dollari, tant'è che di quella emissione fra il 32 e il 34 ne circolano in un giro per il mondo, che una volta dicono che sono vere, una volta dicono che sono false. Però sono tutte vere perché le ha messe la Federal Reserve. Sono false quando le prende la polizia, la guardia di finanza. Certo. E sono vere quando se le scambiano tra di loro. L'ultimo ritrovamento importante che è stato fatto, che poi ne sono stati fatti ancora successivamente, ma l'ultimo ritrovamento importante parla di 134,5 miliardi di dollari, cioè non qualche bruscolino, 134,5 miliardi di dollari. È una cifra che ci fa 5 finanziarie, ma di più, 7, 8. Questo per dire che in quel momento lì, in quegli anni lì e in quella determinata situazione spazio-temporale, in quel contesto lì, tutte le mafie sono state coinvolte in questa operazione, ecco perché l'ho detta, perché questi ritrovamenti vengono fatti in seguito a tentativi di cambio fatti dai discendenti di quei mafiosi dell'epoca, che cercano di convertirli, c'entrano pure i giapponesi, anche la mafia giapponese, tanto per dire, quella cinese, quella russa, tutte le mafie sono coinvolte, e apposta perché dicevo le mafie sono sempre internazionali, e in questo contesto lì, questo ritrovamento del 4 giugno del 2009 a Chiasso, furono trovati quei 134,5 miliardi di dollari, prima nella valigia di? Del cognato del ministro del tesoro giapponese. Esatto. Quindi questo per dire che non era un pinco palla qualunque, e che questi eredi di questi titoli stanno cercando di convertirli in denaro contante, perché quei titoli lì puzzano un pochetto e scottano, sì, pure sì, un pochetto. Ormai sì. Perché vagli a spiegare come uno ha in mano un privato 134 miliardi e mezzo di dollari. Facciamocelo spiegare da Berlusconi. No, da questa bella ragazza, eccola qua, eccola. Lei sa tutto, vedi? Eccola qua. Maria Elena Boschi, 35 anni, ministra per le riforme. Riforma sto cazzo. Boschi, vieni a riformare sto cazzo. Allora andiamo avanti. No, ma è bello che qualche giorno fa, in un'intervista, una professoressa, adesso non mi ricordo di che, che era lì nello stesso programma con lei, ha detto: dottoressa Boschi, ci saprebbe spiegare con parole sue il testo della modifica alla Costituzione? E quello ha fatto scena muta! Te credo! L'interrogazioncina a posto, impreparata a posto. Allora, le mafie sono diventate fenomeni globali, infiltrandosi sempre più nei mercati finanziari di tutto il mondo, e siccome il criterio è spietato, quello delle mafie, quindi sia loro che lor signori sono tutti responsabili di tutte le speculazioni che sono state fatte di carattere economico-finanziario a danni della pura e semplice popolazione beota di buoi, di cavalli o di pecore da tosare, senza senza che ci sia stato uno, dicasi uno,
governante che abbia cercato di frapporsi, no, tra questo schifo e la realtà sociale che i governanti dovrebbero governare o salvaguardare. Ciò ha fatto sì che il confine tra economia pulita ed economia illegale e o corrotta è sempre meno facile. Non è sempre facile. Ora non è facile per niente. Non è più scindibile. Non è scindibile. Da individuare. E dai contorni soffusi, chiaroscuri. Esattamente, da individuare. Mentre il primato del profitto ha indebolito la trasparenza del mercato e delle transazioni finanziarie, lo sappiamo bene, è su contro di questi che noi stiamo combattendo. Ed è interessante che almeno sulla rivista dedicata al Carabinieri si presenti un libro di questo tipo. Alla luce di tali considerazioni, un importante contributo alla conoscenza e all'approfondimento di questo processo ormai inesorabile, viene da questo libro di Pasquale Angelosanto, Il canone e le proiezioni internazionali dell'Andrangheta, Aracne editrice, pagine 101, Euro 7, nato dalla rielaborazione di una relazione tenuta dall'autore durante il ciclo di conferenze organizzate nel corso degli anni 2013-2014 dall'Osservatorio sull'Andrangheta di Reggio Calabria. Te lo consiglio. Nel libro vengono descritte alcune delle più importanti operazioni condotte per individuare i nuovi affiliati, le modalità in apparenza arcaiche ma in realtà modernissime dei suoi rituali e le nuove dislocazioni territoriali dell'organizzazione criminale sia nel luogo d'origine, la Calabria, sia nel resto d'Italia, d'Europa e del mondo. In sintesi, tutto l'universo che gravita intorno all'Andrangheta, una volta organizzazione segreta e impenetrabile, ma oggi non più tale, non ce n'è più bisogno di essere segreta, tanto non ti fa niente nessuno, viene scandagliato in ogni sua dimensione finanziaria, militare e simbolica. Ripeto, in ogni sua dimensione finanziaria, militare e simbolica, siccome questi sono poteri reali, sono poteri statuali o suprastatuali, è ovvio che abbiano le loro milizie, i loro eserciti, è chiaro? Così il generale Angelosanto nella premessa. In questo saggio tratterò delle norme di autoregolamentazione che l'Andrangheta ha adottato e della tradizione come mezzo di trasmissione delle regole e al tempo stesso della modernità dell'organizzazione che l'ha portata a essere oggi una delle più potenti mafie del mondo. L'abbiamo detto 100.000 volte, l'Andrangheta è una grande organizzazione molto diffusa ovunque, armata, spietata e che vive esclusivamente sullo sfruttamento dei più deboli, perché ovviamente essendosi anch'essa come il Vaticano dedicata alla speculazione finanziaria, è chiaro che i più deboli sono quelli che non possono fare questa speculazione e quindi questa speculazione arriva sempre per il tramite e la complicità del sistema bancario, di cui una esponente di spicco, la Maria Elena Boschi, non a caso fa parte di questo governo. Questo è qui, la vediamo, la bella ragazza, che non è la piccola fiammiferaia, o men che meno è Cenerentola, ma è la vera, autentica, il giro che lei rappresenta. La strega dello specchio. Ah, bravissima, certo. Che fa la parte, non è, ma fa la parte della strega dello specchio. Ricordiamoci che la strega era una donna bellissima che poi si trasforma in strega. Una donna affascinante, anche lei apparentemente è una bella ragazza, non voglio dire se è anche apparentemente una ragazza. Comunque è qui, vedi, da Biancaneve, vedi, eccola qui. Non l'avevo visto, ma neanche. Da Biancaneve, neanche eccola qui, eccola lì. Eccola qua, eccola qua. Brava! Allora, alcune frasi di questa signorina, vero. Potremmo anche
dirle. 13 ottobre 2015 in Senato. Massone, dillo a tua sorella. Labiale al Senato, rivolto alle accuse del Movimento 5 Stelle di indicibili accordi massonici di suo padre. Indicibili, conosciuti e molto prevedibili, perché senza quegli accordi massonici queste cose non avverrebbero. Quindi massone, dillo a tua sorella. Tu massone, dillo a tua madre, cara Maria Elena. 11 gennaio 2015, facciamo così che c'è un bel tempicello, quindi c'è da stare proprio tranquillo. 11 gennaio 2016, a 8:30, la cosa paradossale è che di tutte le complicità che sta vivendo il sistema bancario italiano e che ha coinvolto 4 banche, si continua a parlare solo di Banca Etruria. La Madonna, ma è quella che conta di più? È il vertice. Tu sei ministra di questo infame governo per il semplice fatto che rappresenti una grande potenza nascosta, molto traffichina. Ricordiamoci che il tesoro degli Etruschi era ad Arezzo. Ricordiamoci te che Arezzo è la capitale mondiale della lavorazione dell'oro. Oh, e come entriamo nel merito? E quindi il grande giro dell'oro. Da 3.000 anni, ecco, non da ieri. Il grande giro dell'oro passa in un modo. Banca Etruria aveva nei suoi forzieri, prima che sparissero, quasi 3 tonnellate di oro. E non dimentichiamoci che, vedi caso, circa qualche mese fa, cosa hanno trovato dalle parti di Arezzo? Un camioncino pieno di lingotti d'oro abbandonato, incustodito. Sì, incustodito lì, lasciato alle cure delle formiche. 15 maggio 2016, in una scuola di Catania. Le riforme dovevo scriverle da sola. Capito? Le riforme dovevo scriverle io da sola. No, ma gliel'hanno chiesto, ha detto a me, ma dicilo con parole tue. non ha saputo rispondere. Sì. Sarebbero state differenti, avrei fatto diversamente e scritto in modo più chiaro. Ma sai scrivere? No, ma poi, capito, hai fatto ai miei tempi, nella primina, si facevano le aste. Ma tu hai fatto le aste, guarda che io ancora me lo ricordo. Come non, le aste quadratino per quadratino oppure le traverse? Esattamente, allora, io ancora me lo ricordo, ragazzi, non ne... Ma pagine intere! Io avevo 3 anni, quindi era nel 1939, mi facevano fare le aste perché poi mi mandarono a fare... Anche a me nel 1953. Ecco, una primina che poi salvare un anno, perché andai con un anno di anticipo che poi scontai dopo, in molti anni passati all'università. E io ricordo ancora, amici, quell'odore della carta di allora, del 39, era un odore affascinante, chissà che cazzo utilizzavano. E l'inchiostro? Quell'odore di quella carta, che se tu vai in certe cartolibrerie ancora dei paesini, quelle cartolibrerie che riforniscono magari la scuola elementare, eccetera. Ma magari ci mettevano il fosforo. Ma io non te lo saprei dire, è inutile fare... Allora, c'era un odore che mi inebriava, devo dire la verità. E allora la varechina. No. Era la varechina, l'ipocolino di soldi. No, assolutamente. Allora, proseguiamo. Abbiamo detto questo, abbiamo letto alcune cosette relative alla Boschi e invece adesso arriviamo al clou della questione. La prima è questa, poi leggeremo un'altra cosa. Cari amici, pochi di voi conoscono esattamente come stanno le cose negli Stati Uniti d'America. E allora un chiarimento ci vuole, lo ricaviamo dall'ultimo numero di questa splendida rivista dedicata quasi del tutto qui a Trump. Trump for President, eccolo qua. Ovviamente questa è una rivista di 40 pagine, noi leggeremo una paginetta. La paginetta però deve servire per capire quali sono i problemi in campo e per quale ragione
Trump sia visto in maniera molto ma molto negativa dai signori dell'establishment. Però, così come è successo quando hanno fatto vedere le ovazioni, che poi erano dei settori molto limitati ed che avevano partecipato, no, a questa convention della First Lady, della presunta Clinton, presumibile. Ma a questo punto penso che sarà poco presunta, sarà consunta. Sì, credo che arriverà molto consunta lì e anche se non verrà a consumarla del tutto Monica Lewinsky, in ogni caso siamo in quel clima. La Clinton, la Clitoridon. Allora, i problemi non sono quelli che appaiono e non sono soprattutto quelli che dicono, no, le televisioni. Certo, l'enfasi che daranno relativamente al fatto della prima presidentessa femmina, che è una cosa che è vero, è l'unica arma che potranno utilizzare questi, se riusciranno a ottenere il risultato. Non credo, dopo WikiLeaks di ieri e l'altro ieri, non so se lo sai, sono uscite ieri. Dillo. Allora, la signora Clitoridon è stata acchiappata col sorso in bocca. E con troppi sorsi in bocca. Non è soltanto Monica Lewinsky. Dagli hacker dei servizi segreti di Putin. Questo non lo sa nessuno. No, meno quelli che hanno letto le informazioni. Allora, i servizi segreti di Putin, che non sono fatti da testa di cazzo, sono gente che contro coglioni, tant'è che per esempio Telegram è un dispositivo loro. E che cosa hanno fatto? Hanno rapinato, si sono intrufolati nel sito dei server della comunicazione della signora Clitoridon, la quale nella sua prosopopea di magniloquenza e di onnipotenza ha fatto e detto in chiaro esattamente quali sono i suoi programmi futuri una volta eletta. È uno dei punti cardine su cui lei basa chiede l'appoggio dei poteri forti americani, e che lei farà la guerra alla Siria. Quindi svelato il vero motivo del supporto, del suffragio dei poteri forti verso la Clinton. Certo. E quindi, ecco, avendo già uno sputtanamento preventivo del genere, penso che la signora sarà ben poco accetta alla massa della gente che la guerra non la vuole. Tant'è vero che i commentatori italiani di questa convention hanno dovuto ammettere che i nemici interni del Partito Democratico, che non vogliono la Clinton, hanno proprio sbandierato durante la convention, hanno sbandierato i legami della Clinton con i poteri forti. Quindi l'hanno dovuto dire anche le televisioni italiane. Addirittura si è dovuto dimettere il presidente del suo comitato presidenziale, quindi questo per dire che entro oggi domani succederà un bel botto, insomma. Certamente. Devono maturare alcuni elementi che stanno in fase di ebollizione. E adesso sentiamo esattamente per quale ragione. Adesso noi abbiamo una nostra opinione, è sulle classi dirigenti, per cui non è che noi siamo degli sfegatati, sostenitori di uno come Trump, ma per carità, appunto, del tycoon Trump non saremmo mai. Trump non è certo San Francesco, no. Anche San Francesco in ogni caso non è che fosse un santo. Anche San Francesco non era San Francesco. Esattamente. Diciamolo bene. Diciamo da che famiglia proveniva. Esattamente. E proveniendo da quella famiglia, la sceneggiata è sempre pronta. Però che cosa succede? Succede che la politica è questa. Nel momento in cui tu vuoi, indipendentemente da chi sei, contrastare certe forze, ti devi fare riferimento alle potenziali forze avverse. Uno come San Francesco, che si becca tre scomuniche da tre papi diverse, rimane vivo, qualche cosa, anche lui c'è le mani in pasta. Esattamente. Qui c'è qualcuno che mi chiama, scusate un minuto. Vabbè, ecco, lo mettiamo qui e lo tacitiamo. Allora, ci leggiamo una paginetta che è stata scritta da tale James Little.
È palese che quando è interrogato su argomenti a proposito dei quali è evidente che non ha ancora una linea chiara, egli replica per istinto in maniera massimalista. L'immigrazione di musulmani dovrebbe essere bloccata, i terroristi dovrebbero essere sottoposti a trattamenti decisamente peggiori della waterboarding, cioè simulazione di annegamento, e i loro familiari dovrebbero essere messi in condizione di non nuocere, taken out. Ma queste sono cose che pensiamo anche noi, cari amici, ben sapendo chi sono i terroristi e soprattutto chi li manda. Così come le donne che abortiscono destinate a essere punite. Siamo perfettamente d'accordo. Come a Trump piace tanto dire, chiunque mi colpisca lo colpiremo 10 volte più forte. Approvo e sottoscrivo. In questo modo egli si presenta come l'uomo forte di fronte all'elettorato che ha inquadrato nel mirino, ovvero gli elettori della classe operaio bianca, che temono che la globalizzazione economica e l'immigrazione di massa li declassino definitivamente. È vero, è quello che hanno pensato, che stanno facendo contro questi. Da quante volte l'abbiamo detto? Assolutamente. Molti tra loro implicitamente stigmatizzati da una cultura politica dominante in cui fanno sempre più la figura dell'altro, di un altro respinto alla periferia del campo politico, in nome delle autoproclamate forze del progresso e della virtù. Sembra le parole pronunciate, no? Dai vari D'Alema, questo Renzi, Maria Elena Boschi, l'usuraia di turno, eccoci qua. Si sono affrettati a dotare Trump come il loro incorreggibile campione. L'ultimo respiro dell'America bianca, questa è la definizione, non è uno scherzo. Se vince fra Trump, parte la rivoluzione mondiale, perché la rivoluzione non può che partire dagli Stati Uniti, disgraziatamente per noi. È una forza egemone, ovviamente in Occidente, ma se cade quella classe politica lì, occidentale, cade tutto il sistema basato sull'usura in tutto il mondo occidentale. Ormai è quasi certo che Donald Trump sarà il candidato designato del Partito Repubblicano, ma anche se otterrà la nomina repubblicana a Cleveland, una vittoria a novembre pare improbabile. Per ottenerla dovrebbe costruire una solida coalizione capace di estendersi. Ma guarda che le statistiche Lo danno vincendo, di tre punti. Tanto rispetto a come stava messo prima, certo. È cresciuto enormemente. Certo. E sta botta qui di Wikileaks sono cazzi. Se assieme all'operaismo bianco, ai camici bianchi e neri, perché quando i neri capiranno che la sceneggiata di Obama e soprattutto della moglie di Obama è solo una sceneggiata, perché loro saranno emarginati, perché i negri saranno la classe dirigente negra, le mezze tacche negre, gli intellettuali negri, la classe dirigente anche dello Stato, composta da negri, i vari commissari di polizia, i poliziotti, eccetera, no? Capiranno che verranno emarginati e dovranno votare per forza, perché la classe media si dovrà ribellare come classe media. Non come etnia. È chiaro? Ecco, fermo restando, è chiaro che ci saranno delle differenziazioni molto grosse, la polizia degli stati del sud, degli Stati Uniti d'America, continuerà a uccidere il nigger, ma questa è un'altra questione. Per ottenerla dovrebbe costruire una solida coalizione capace di estendere ben oltre la classe operaia bianca, che per il momento costituisce il cuore del suo elettorato. Non è un compito impossibile, non è proibito immaginare un movimento populista che sappia attrarre oltre ai lasciati in disparte della working class, elettori neri e latinos, anch'essi sacrificati sull'altare di economia post-industriale e similmente esposti alle medesime distorsioni di concorrenza forse di fronte a un'immigrazione non qualificata. Forse è la volta che gli Stati Uniti
e cominceranno a maturare una coscienza sociale. Esattamente. E esattamente, certo. Di classe. E la rivolta sarà quella. Finora gli Stati Uniti sono stati dominati dal potere capitalistico finanziario. Ma sai da quando sono stati dominati? 1786. Dai tempi in cui... Appena dopo la proclamazione, sì. 6-7 anni dopo la proclamazione dell'indipendenza. C'è stata un'operazione che voglio ripetere che è molto interessante. I primi inglesi che sono arrivati negli Stati Uniti non sono stati padri pellegrini. Della Mayflower. Ecco, non sono stati padri pellegrini. Sono stati quelli che sono andati in Georgia. Sono stati quelli in Virginia. Che sono andati in Virginia. E che non erano talibani, Quindi quando poi questi altri, che sono degli esaltati e religiosi, hanno preso in mano la situazione, tutto si è collegato, perché il collegamento tra questi, che io ho fatto molto spesso, tra i cristiani rinati, si chiamano così quelli che Bush chiamava i cristiani rinati. Bush ha detto che aveva incontrato Cristo, nientemeno, ricordiamocelo, capito? Manco fossero... Vabbè, una delle sue ubriacature epocali sicuramente l'ha incontrato Cristo. Perché, allora, scusa, e la Madonna pure. Ma i seguaci di Cristo che l'hanno incontrato a Emmaus non erano ubriachi anche loro? Certo. E allora, ma scusa, allora che cosa ha fatto la trasmutazione, no, del sangue di Cristo in vino? Perché se lo bevesse è biunivoca, no? Prima vino in sangue e poi sangue in vino, mi pare ovvio. Talmente semplice. Quindi questi qui sono quelli che naturalmente hanno avuto e hanno creato l'alleanza con il sionismo, perché il sionismo non è l'ebraismo, il sionismo è l'espressione esasperata del talebanismo. Quando noi parliamo di talebani o di rivolte di carattere religioso, dell'Islam, ma quella è una rivolta del contrario contro il contrario. È stato il sionismo nel suo fideismo assoluto che ha creato tutta questa situazione, provocando per riflesso l'esasperazione di carattere religioso o soprattutto fideistico dell'Islam stesso. Gli islamici non sono così, non sono mai stati così. Quando oggi si meravigliano che qualcuno si va suicidando, che bisogna spiegare bene, anzi guardate, vorrei fare una piccola digressione che è molto importante. Leggendo alcune informazioni relative al personaggio che ha tagliato la gola al prete, io ci ho ricavato una visione così chiara di essere, che questo fosse un personaggio lavorato alla Tavistock. Se lo so girato sto poveraccio, e l'hanno indotto probabilmente non solo con l'uso di droghe, ma con l'uso del lavaggio del cervello e del dominio a distanza, stile Tavistock, a tagliare la gola a una persona che non gli aveva fatto niente solo, ma che lui conosceva, che lui frequentava, perché era uno che frequentava quella chiesa. Quindi questo è l'esempio tipico, come moltissimi dei cosiddetti martiri che si fanno scoppiare. Io non credo che questi martiri si facciano scoppiare. I martiri si mettono della roba e gli dicono che probabilmente non c'è niente, e poi da distanza li fanno scoppiare, a loro insaputa. E ragionate bene su quello che vi vado dicendo, ma continuiamo su questo articolo così importante. Deve fare costituire il cuore del suo elettorato. Non è un compito impossibile, non è proibito immaginare un movimento populista che sappia attrarre, oltre ai lasciati in disparte della working class, elettori neri e latinos, anch'essi sacrificati sull'altare di un'economia post-industriale e similmente esposti a un'immigrazione non qualificata. Ma la campagna di Trump per le primarie ha forse già fin d'ora e definitivamente scacciato quegli elettori.
Per raccogliere un numero significativo di nuovi elettori nel breve intervallo che separerà la convenzione nazionale del partito dall'elezione generale di novembre, al candidato Trump e alle sue squadre di campagna spetta dar prova di un livello di disciplina e di organizzazione che fino a questo momento non hanno ancora dimostrato. Se non di meno dovessero riuscirci, assisteremmo verosimilmente ad un fondamentale riallineamento del sistema bipartitico americano. Al posto dei tradizionali partiti neoliberali di destra o di sinistra, perché questa è la grande rivoluzione che comunque, alla quale comunque Trump ha dato l'abbrivio, pure se non è lui a realizzare, ormai è fatta. Però è lui che viene identificato con questo movimento. È finito è finita la grande strutturazione di il sogno due, americano è finito. Esatto, di questi due. E quindi la fase espansiva è finita. Esattamente. E quindi adesso ognuno deve fare i conti con la lotta di classe fra quelli che detengono il comando e quelli che sono appena sotto il livello di comando. E questo è l'ingresso della dinamica europea all'interno dell'America, che finora non c'era stata. Al posto dei tradizionali partiti neoliberali di destra o di sinistra, lasciti del passato, l'avvenire elettorale dell'America vedrebbe forse una competizione tra un partito nazionalpopulista, quello che si sta trasformando, nel quale si sta trasformando il partito repubblicano grazie a Trump, in maggioranza bianco, è un partito delle minoranze indissociabilmente legato alla globalizzazione e alle trasformazioni che essa ha scatenato. Perfetta definizione. E la leggo appunto per questo, perché è un'analisi acutissima. Non dimentichiamoci che Trump è stato eletto presidente dai nativi. C'è stata l'assemblea dei nativi, si tratta di circa... I nativi l'hanno già passato, quello che adesso passeranno gli americani, quelli lì che appunto appoggiano Trump. Pare che ci siano ben 700 nazioni di nativi, non sono scherzi, saranno anche pochi, ma le nazioni sono 500. Il caso della California mostra tuttavia uno scenario nettamente meno ottimistico per i sostenitori di Trump. Ricordiamoci comunque... La California fa testo a sé, è uno stato nello stato. Esattamente, però ricordiamoci sempre che comunque la California fa parte di una della coalizione degli stati del sud degli Stati Uniti d'America, e per di più è legata indissolubilmente ad una storia messicana. Quindi, cari amici, non fa testo. Poi è un paese stranamente ricco, perché sulla California confluiscono alcuni fattori, tra cui anche il cinema, che è importantissimo. Oppure frange di personaggi della middle class intellettuali e soprattutto grandi magnati che ovviamente... Ma l'informatica, l'informatica. Appunto. La Silicon Valley. Con il sostegno, sì, però lì è l'informatica, ma io sono convinto che Silicon Valley sia più che altro un cenacolo di grandi intelligenze, non di grosse realizzazioni. No, c'è anche la Microsoft sta lì, puoi mettere. Sì, però non vedo nella Microsoft un grande ripartitore di soldi. Quello no. Cioè non è che quello escono no. Fuori. Ecco, io volevo dire questo. Con il sostegno del governatore repubblicano Pete Wilson, e questa è una notizia piuttosto interessante, gli elettori della California hanno votato a larga maggioranza nel 1994 la Proposition 187, un'iniziativa popolare che mirava a privare gli immigrati dell'accesso ai servizi finanziati dallo Stato. In una replica diventata celebre, il senatore dello Stato Art Torres definì quella proposta l'ultimo respiro dell'America bianca in California. Presto è stato chiaro che aveva ragione. Mentre una popolazione immigrata ha continuato a riversarsi in California, nel corso degli anni seguenti il governo dello Stato ha finito col rinunciare alla suddetta Proposition 187. Il Partito Repubblicano, un tempo dominante nello Stato, attenzione, si è trovato così ad essere durevolmente emarginato.
in un tempo in cui le forze demografiche che hanno rifatto il volto della California stanno riconfigurando il volto dell'America. Non ci vuole una particolare immaginazione per interpretare la candidatura di Trump come l'ultimo respiro dell'America bianca, né più né meno. Abbandonato dalle sue elite e ridotto a gioco di poste che lo scavalcano, quell'elettorato che Donald Trump ha saputo mobilitare si ritroverà ad essere spazzato via dalla storia. Io ho voluto, cari amici, leggere questo articolo splendido, cioè l'ultima parte dell'articolo. L'articolo è esattamente di 5 pagine, insomma, per far vedere come questo autore, che è una grossa testa d'uovo, un grosso Marco intellettuale. No, no, Marco Tarchi è il direttore del giornale e ha ritenuto giusto pubblicare questo articolo, che è stato scritto, come ho detto prima, da un analista americano che si chiama James Little. C'è anche una nota che voglio leggere per finire. Da alcuni decenni la parte dell'elettorato composta dalla classe operaia bianca è largamente diminuita sotto la pressione del cambiamento demografico. Nel 1988 la classe operaia bianca costituiva il 54% dell'elettorato nazionale. Da qui al 2020 ci si aspetta che questa cifra cali al 30%. Capito? Quindi questi sono fattori di carattere chiaramente demografico contro i quali c'è ben poco da fare. Ma è chiaro che se tu te ne accorgi oggi, e grazie a Trump... Guarda che tutte le rivoluzioni e tutte le guerre sante sono state fatte per problemi demografici. Ah, certo. Di espansione demografica, certo. Per esempio la rivoluzione francese, dell'espansione demografica a seguito del, diciamo, periodo precedente di 20 anni, 30 anni prima, e con il contemporaneo crollo della produzione agricola. E quindi la sofferenza della gente con un aumento delle bocche da sfamare enormemente più ampio. Lo stesso che sta succedendo ad esempio adesso negli stati del sud americani, dove c'è l'esplosione demografica dei latinos, no? Nella sola California il numero dei latinos, del cosiddetto latinos, perché molti dei californiani erano comunque dei latinos, è aumentato, diciamo, di nuova immigrazione. Sì, di nuova, è aumentato di 5 milioni di unità nella sola California. 5 milioni di unità. Quindi parliamo del Nuovo Messico, del Texas. No, parliamo della sola California. Cioè, no, mettiamoci poi sì, appunto. Tutti la Louisiana, tutti Louisiana magari di meno. E meno esposta all'immigrazione dei latinos che provengono dal Messico, però ovviamente la situazione è quella. Allora, per arrivare a una conclusione,